Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video tutorial. Io sono Xuder e oggi ragazzi non siamo né su Clash Royale né su What the Hen. Oggi ragazzi voglio farvi vedere un giochino per Android, penso ci sia anche per iOS, io per il momento ce l'ho su Android, che non c'entra assolutamente con incantesimi, truppe, carte, gemme, oro, no! Un po' di relax, un po' di pausa ragazzi, e cosa migliore di fare una pausa se non guidando una macchina e demolendola? Sarò all'antica, moglie casuina, mi piace un casino distruggere le macchine. Oggi ragazzi il gioco che vi voglio fare vedere si chiama Demolition Derby Multiplayer. Attenzione, attenzione alla scritta multiplayer, la parte succosa del gioco. È uscito anche Demolition Derby 2, ma non ha appunto il multiplayer. Allora, che cos'è Demolition Derby, ragazzi? Come già il nome ci suggerisce, è un gioco di macchine, anche perché vedete la mia macchina dietro che passa a destra e a sinistra, e con questo gioco noi guideremo uno sfrego di macchine contro altri avversari in diverse modalità di gioco. Non è un gioco di corse, è proprio un Demolition Derby, quindi tutti contro tutti a distruggersi. Allora ragazzi, vi spiego un attimino come funziona in modo da darvi un'infarinata generale. Ho appena cliccato sul tasto Start e come vedete appare il menu principale, che è quello che vi faccio che state vedendo adesso. Se lo state installando per la prima volta, apparirà anche un piccolo tutorial in inglese, vi consiglio di dargli un'occhiata, è molto molto esplicativo. Allora, come... no, aspetta, questo è già troppo avanzato. Questo è il nostro garage, ragazzi. Noi abbiamo, come vedete, in alto a sinistra il nome del nostro personaggio, del nostro profilo, il mio ovviamente Xuder YouTube. In sequenza, le vedete là in alto, abbiamo i soldini. Poi abbiamo gli ingranaggi, che sarebbero la stessa cosa delle gemme. Abbiamo poi questo orologio che io ho cliccato, che è proprio là in alto, lo dovreste vedere là in alto. Praticamente è quando noi andiamo a fare una modifica alla macchina, gli cambiamo il colore, gli mettiamo delle parti in più, la potenziamo, non lo possiamo fare immediatamente, ma serve un periodo se vogliamo installare. Noi paghiamo subito la consegna, però serve un attimo di tempo per montare il pezzo o per verniciare la macchina. Questo era solo a scopo informativo e questa finestra vi farà vedere quanto tempo manca alla fine del lavoro. Di fianco ragazzi, là lo vedete, quell'ingranaggio con scritto 12 è il livello del personaggio, io appunto sono a livello 12, e per ultimo qua sopra di me c'è l'esperienza. Ci spostiamo invece ragazzi sul menu che vediamo lì a sinistra, in alto c'è Play Online ovviamente, quindi è solo un gioco online ed è molto molto figo. Dopo andiamo a vedere la partita. Cliccando su play si entrerà appunto in un match, partirà il Finding Match, quindi farà tutto lui, si gioca in 8 se non ricordo male, e se per caso non ci fossero giocatori reali lui ci mette dentro dei bot che vanno benissimo. Poi abbiamo private, non so come si dice, che è la parte quella interessante. Se noi clicchiamo su private ragazzi possiamo creare un host personale, quindi possiamo creare un livello dove noi andremo a dare il link ai nostri amici per giocare tutti assieme nell'arena. E io già mi immagino ragazzi che se vi piace questo Demolition Derby, e me lo dovete scrivere qua sotto ragazzi, e mi dovete scaricare di like se vi piace quest'idea di Demolition Derby, io immagino che potremmo fare qualche sessione di live dove giochiamo insieme. E fidati, c'è da ridere, perché poi c'è la modalità prendi la bandiera, non la prendi, inizia a scappare e c'è tutta la gente che lo insegue, troppo divertente. Quindi ragazzi, se noi clicchiamo su host, possiamo, cioè su private, si apre questo mini menu con scritto host e join. Noi clicchiamo su host e come vedete possiamo preparare l'arena. Allora, option, dice time limit, 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5,
va avanti fino a 10 minuti addirittura di partita, se no di solito durano 3 minuti. La modalità di gioco, molto importante ragazzi, attualmente ne esistono 3 di modalità di gioco. C'è il deathmatch, non ha neanche bisogno di spiegazioni, tutti contro tutti, più fai casino e più prendi punti. Poi c'è il flag hunt, cattura la bandiera, si parte tutti intorno, la bandiera centrale, si parte sulla bandiera e chi riesce a tenerla per più tempo vince la partita. E poi c'è il salti sumo, ragazzi, salti sumo, altra modalità divertentissima. Siamo in un parcheggio sospeso nell'acqua, non molto grande, e l'obiettivo è buttare fuori dal parcheggio gli altri avversari, divertentissimo. Poi ci dice sotto anche seleziona i bots, che sono praticamente quelli del computer, 5, 4, 3, 2, 1 o addirittura nessuno, quindi non ci saranno bot, ma si giocherà solamente tra amici ed è eccezionale. Level rotation vuol dire se lui vuole che ogni partita cambia il modo di gioco, quindi possiamo farli anche a rotazione tutti e tre, e se noi clicchiamo su start, come potete vedere, lui ci crea la lobby e qua in basso, ragazzi, lo vedete sotto la mia ascella, c'è un codice, ma se mi sposto, non lo vedete perché c'è la sedia, c'è un tasto per copiare questo codice che poi diventa l'ID della lobby. Noi lo andiamo a condividere ad esempio su Facebook, i nostri amici lo vanno a vedere e inserendolo entreranno direttamente nel nostro server privato. Eccezionale! Attualmente non ci interessa, quindi clicchiamo leave, il tasto leave, come vedete torniamo al menu principale e andiamo in un'altra parte molto sugo. Ah sì, ogni tanto se non lo vogliamo acquistare, ragazzi, almeno un acquisto a 2,99 ci tira via le pubblicità, altrimenti ogni tanto appaiono, ma molto molto raramente, quindi ci può stare subirsi 30 secondi di pubblicità per avere un gioco così bello, semplice, soprattutto velocissimo nel caricamento, nessun lag. Ragazzi, non andate a guardare per forza la grafica perfetta, chi se ne frega, il divertimento è molto molto alto. Usciamo dalla, come si dice, dalla pubblicità. Pratic, lo vedete anche voi, lo capirete se volete, giocate contro i bots del computer e fate appunto della pratica. Ma se invece noi clicchiamo su Garage e andiamo a cliccare su Garage, ta ta ta, si apre la parte più interessante di personalizzazioni. Allora, come vedete ragazzi, questa è una macchina che io ho comprato, ma non è solo questa, abbiamo questa, abbiamo la sedan, e come vedete qua a sinistra invece c'è tutto il menu appunto dove cambiano le statistiche della macchina. Possiamo andare avanti, la bullet, la stock, la smasher, non ve le faccio vedere tutte, le altre le guarderete voi e ve le scoprirete. Ma non è finito qua, non è che prendiamo la macchina e boom, siamo a posto. Alt, c'è un tasto qua dietro di me, osti, non lo vedete, è questo, dov'è? È questo qua, ragazzi, è questo qua, è il tasto customize, cioè personalizza. E come vedete ragazzi, si apre un altro menu con questi tasti body, paint jobs ed effect. Se noi andiamo a cliccare su body, ragazzi, possiamo inserire dei kit per potenziare la nostra macchina. Ovviamente vengono sbloccati a mano che si sale con il livello del personaggio. Fa vedere sotto il livello, voi non lo vedete perché ci sono io, il costo. Quindi se vogliamo possiamo mettere il parafango davanti, possiamo mettere le cose tipo un super cingolato cazzuto. C'è quello dietro, quindi anche qua possiamo cambiare tutto il parafango, personalizzare al meglio la nostra macchina. Possiamo cambiare le ruote, come vedete, guardate un po' che roba, guardate che roba, ci sono le ruote, cioè quelle rosse, costano, perché costano, però poi è molto molto divertente giocare nell'arena con la propria macchina personalizzata. L'exhaust pipes, ragazzi, i tubi di scarico, possiamo cambiare anche questo, guarda che rosso, le corna del cervo sono queste. Possiamo mettere anche questi, possiamo mettere questo che non vedo l'ora di sbloccare, che mi piace un casino. E poi c'è invece una personalizzazione molto simpatica chiamata hats, quindi cappello, cioè sopra il tettuccio si mettono delle cose. Come vedete c'è il cappello militare, ci abbiamo addirittura le cuffie, ci abbiamo il cappello della dottoressa,
abbiamo questo, questa è quella di Nick 5 Stelle, ragazzi. Qua è la merdina di Nick 5 Stelle, gliela regaliamo a lui. Abbiamo il cappello da vichingo e comunque il team è sempre sempre all'opera per aggiornare il gioco. Poi possiamo ovviamente cambiare la vernice tornando nel nostro nella nostra parte di customizzazione. Come vedete qua è molto semplice e intuitivo, ci sono i colori, scegliamo quella che preferiamo. Questa era la vernice gloss, dovrebbe essere quella metallizzata. Poi abbiamo quella color pastello, come vedete anche qua possiamo selezionare tutto quello che vogliamo. Abbiamo le vernici speciali che sono quelle un pochettino più cromate, diciamo, ma abbiamo anche i decals che sono le decalcomanie, ragazzi. Come vedete ci sono tante decalcomanie che possiamo mettere, anche queste vengono ovviamente sbloccate in base ai livelli, hanno dei nomi, dei numeri, possono essere personalizzate completamente. Io adesso le ho tolte perché volevo vedere la mia macchina normale, ma quella normale di default è questa qua con il sorriso, ma a me piace la macchina libera. E poi ci sono i patterns, che invece sono queste decalcomanie ripetute per tutto il profilo della macchina. Come state vedendo, ragazzi, ci sono le zampe, ci sono le lune, ci sono le strade dello sceriffo, tutto quello che vogliamo. L'ultima parte della personalizzazione della macchina, che anche è una quella di più interessanti, è il nitro, il NOS. Eh sì, ragazzi, perché noi mentre siamo in arena abbiamo la barra del nitro che avanza e continua ad essere continua a salire mano a mano che noi viaggiamo senza essere colpiti. Quindi adesso vi farò vedere poi una partita. Noi clicchiamo sul tasto nitro tenendolo premuto e leggermente sopra l'acceleratore, facilissimo. Possiamo avere queste fiamme che escono, che non necessariamente devono essere verdi. Io le ho messe verdi, ma ci sono fucsia, ci sono blu, ci sono rosse, e non sono solo fiamme, ci sono così le stelline che escono, ci sono le bolle di sapone che escono, ci sono le note musicali, ci sono addirittura i dollarozzi. Quindi ragazzi, direi che questa era un'infarinatura generale del gioco. Andiamo proprio, poi c'è ovviamente la sezione profilo, che l'ha andata a vedere là, l'ultima voce profilo vi fa vedere le vostre statistiche. Vi ricordo anche che ci sono tanti punti esperienza che potete guadagnare nel gioco, ci sono un sacco di cose che dovete fare, ad esempio il 3 skill, il 3 strike, cioè colpisci, distruggi 3 volte l'avversario, oppure tieni per più tempo la bandiera. Ce ne sono tantissime, ragazzi, che poi scoprirete anche voi mano a mano che andrete avanti nel gioco, e che vi permetteranno di guadagnare punti esperienza extra per salire di livello. Allora andiamo a fare un play, una partita così, finding match, joining match, molto veloce come vedete anche il recupero della partita. E come vedete, ragazzi, adesso questa era finita, ne entriamo subito in un'altra. Eccoci qua, ragazzi, siamo, c'è Super Auto, che come vedete, ragazzi, questo qua sopra di noi è un giocatore che sta giocando attualmente adesso, mentre gli altri, che sono mossi dal computer, c'è scritto bot. Stiamo giocando in un deathmatch, come vedete, tutti contro tutti, waiting for the other players, e siamo pronti, ragazzi. A destra e a sinistra abbiamo acceleratore e freno, le frecce sono semplicemente dall'alto, scusate, volevo dire a destra abbiamo acceleratore e freno, e le frecce sono invece a sinistra, che sono quelle per muovere. Basta, non serve sapere nient'altro. Come vedete, ragazzi, il tasto con sopra il fulmine è il nitro, e quando io metto il nitro, e poi mica boom, wrecked, first blood. Avete visto, abbiamo già sbloccato un obiettivo, siamo stati i primi a fare danno in arena. Qua adesso sta leggermente laggando perché mi starà scrivendo qualcuno su WhatsApp, ma se no generalmente non lagga mai. E boom, mamma mia, 54 punti per l'Ultra Smash, ragazzi. Troppo divertente, troppo divertente. Avanti ancora, avanti ancora. 100 punti. Se distruggiamo la macchina, avete visto, wrecked vuol dire ucciso, comunque distrutto. 100 punti. Wow, Ultra Smash e 3 kill streak. Abbiamo già preso 100 punti esperienza extra, ragazzi. Wow, mio Dio, che partita sto facendo. 4 kill streak, ragazzi. Avanti ancora, avanti ancora. Attenzione, you're wrecked. Siamo stati distrutti, purtroppo, da Max, che era un come si dice, un giocatore. E poi tra l'altro, mentre giochiamo, ragazzi, se noi clicchiamo un alto a destra c'è anche il cambio di visuale, quindi possiamo giocare in prima persona cliccando là in alto a destra sul simbolino della telecamera.
E riclicchiamo, a me piace di più in terza, mi piace anche in prima persona, ma in terza è un po' più facile. Come vedete sopra là in alto c'è la posizione che siamo di gioco, attualmente siamo primi su 6 giocatori, quindi non sono 8, scusate, prima ho sbagliato a dirvi, si gioca in 6, sotto vediamo là in alto a sinistra invece in rosso la nostra salute e in giallo invece il nitro che c'è rimasto. Qua verremo uccisi probabilmente, no, riusciamo a salvarci per un pelo, attenzione, andiamo a sbattere noi da soli contro il palo e ovviamente veniamo distrutti perché giustamente non avevamo salute contro un bot, The Carpooler, ma lo spawn è veramente veloce, anche se vi capita di ribaltarvi ragazzi avrete dopo 4-5 secondi il tasto con scritto respawn e andiamo a vincere la partitozza ragazzi, guardate quanta roba, siamo a livello 12, vediamo se ce lo fa rivedere, no, guardate quanta gente si è unita ragazzi, non c'erano più bot, erano tutti giocatori reali e noi siamo primi a 433 punti. Beh ragazzi, io spero che abbia stuzzicato la vostra il vostro desiderio di giocare questo Demolition Derby multiplayer, spero che mi lasciate uno sbrego di like se vi è piaciuto e voglio davvero ragazzi un'ondata anomala, scusate, un'ondata di commenti qua sotto per sapere se vorreste vedere una live di Demolition Derby multiplayer. Beh ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto! Ciao!